Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e tutti, come state? Spero bene. Nuovo video, che griccio. E niente, io mi ho appena lavato i denti e ho fatto tutto ciò che dovevo fare e niente, ovvero sono in bagno e quindi ho voluto fare subito un bagno. Voi come state? Spero bene. E niente, quindi che dire, praticamente ho cercato di fare tanti video in questi giorni, non sono ancora riuscita a fare un make up e vorrei anche fare un video ASMR, ma oggi non è possibile perché lo farò, non so se lo faccio stanotte o domani, ma speriamo lo faccio anche stanotte, speriamo bene, non ho idea. Tra l'altro dovevo farmi anche la skincare, ma non ne ho voglia, quindi mi laverò solo la faccia, ma domani farò la doccia, penso di sì, perché sono già, quanti sono, 15 giorni che sono col ciclo e la doccia l'ho fatta in 4-5 giorni la doccia. Adesso me la rifaccio al mattino la doccia perché è meglio così. E niente, quindi non lo so ragazzi, quindi io stavo pensando di farmi di provare un sacco di prodotti che non ho ancora provato e anche di parlavo in lente al trucco e nulla, e di parlarvi anche di quali mi piacciono, quali non mi piacciono, di trucchi che mi sono stati inviati, ovviamente con tutta la mia onesta sincerità, ok? Speriamo che non facciano allergia, perché non ho mai provato quei prodotti là, quindi speriamo di no, comprese le maschere, vediamo un po', non ne ho idea. Ciao. E niente, poi cosa altro dirvi? Oggi a Palau sta facendo un vento stasera, ma un vento pazzesco. Vabbè, a proposito di skincare, qui c'è un deodorante, non so se ve l'ho fatto mai vedere, ma ogni dubbio non mi ricordo, della Omia. E questo della Omia, ahimè, purtroppo mi fa un bruciore nella scella, che non vi dico. Questo è tè verde, tea tree oil, gas naturali. Non mi fido, arboristico, appunto, so di aloe vera, antiodore naturale per pelle sensibile, olio d'agricoltura biologica, certificata. No. Questo 150 ml di prodotto per non lo so quanti mesi di pau. Non lo vedo qua. Ah, è vegano, cruelty free, quindi vedete, pure vegano. Questo prodotto non si vedrà mai, però è scritto qua, vedete. Qua, e niente. Quindi non lo so, ragazze. Boh. Andate avanti, spray, come appunto vedete. Ha un odore veramente buono, ma se le scelle mie, fa veramente pugni, non so perché. Boh, vabbè. Non mi fa impazzire. E niente. Bene ragazze, questo video non so se lo continuo domani o lo faccio breve, non è un'idea. Perché, mamma mia, non è male da togliere alla fine. Però sulle scelle mie, come dico, sto usando questo qua della Dove, che è molto molto come crema mentre per l'auto. Però è crema che la trovo da morire. E mi fa impazzire perché è vero, non è che si asciuga in 5 minuti, però lascia la pelle bella morbida ed idratata e non più secca come quelle volte che non mettevo mai must have, mai più senza, molto buona, vedete? Cioè. Mentre per quanto riguarda gli altri prodotti, sto usando sempre il mio amato Mantovani o Vidal, le 8 e 22 sono, alle 8 e mezza metto le cucine, ma continuerò a fare video perché critiche che mi piacciono tanto a me. Sì, si è chiuso. Sì, perché questa qua non ce l'ha, è tanto brutto ed è da chiudere bene, perché sennò vabbè, niente. Comunque, continuerò a fare video critiche, però
questa volta avete allucinanti, nel senso sì, sono belli, però li devo lavare di nuovo, quindi la prossima doccia che sarà domani li lavo tutti quanti e me li pettino bene, cioè me li sbroglio. Questa, quando sto facendo questo video, sono anche un po' stanca, ma ci tenevo a fare un po' di compagnia. Dunque, il prossimo video non so quale sarà, già che mi tengo in suspense, però penso che vi piacerà molto, non ho idea, mettiamo cosa un po', mi spaventerà la testa. E niente ragazzi, questo vi mando una dolce buonanotte e ci vediamo domani o dopodomani, vediamo. Perché domani penso, però prima devo cambiare la skin care, che è più importante. Sono giorni e giorni che faccio la skin care, la pulizia, la casa. Me ne frega di me, però è alla casa, non c'è che pensare solo sempre a me. Quindi è giusto che ogni tanto mi prenda cuore di me stessa, ovviamente, come giusto che sia. No, mi sono dovuta mettere per forza registrare dritta in direzione camera. Aspettate un secondo, ci vediamo domani mattina. Non lo so, vediamo. Anche perché ho deciso che questi video che dici li prolungo un po' di più, magari a voi non piacciono da matti. Vi ho messo attaccati al cavalletto perché così non c'è modo che voi cadiate, perché vi ho incastrato il telefono al cavalletto. Dunque ragazzi miei e ragazzi miei, non vi ho ripreso nulla perché mi sono dimenticata, a volte ho la mania che mi dimentico i dettagli, e ho pensato a pulire casa. La luminosità non è eccelsa, proprio non è da mettere anche. Eccomi ragazzi, eccomi qua, ero a mettere le goccine per gli occhi, per gli occhietti miei. E nulla, vi ho acceso la telecamera perché così non si vede niente, è troppo buio. E più la luce della lampadaria non è il massimo, quindi mi sono dovuta arrangiare alla meglio, alla buona, diciamo. E niente ragazze, sto mettendo le gocce degli occhi perché mi servono, perché siccome soffro di glaucoma non ci vedo granché bene, ci vedo quello che vedo, però mi sto curando gli occhi con degli antibiotici, per forza di cose. E per tanti antibiotici che non so se voi conoscete, ma non credo che ve li devo dire per forza, perché tanto ognuno ha i suoi antibiotici. E rieccomi. Allora, dunque, mi ha spostato un po' la telecamera perché così mi vedete bella in questo. Allora, innanzitutto ho messo a posto qua da queste parti, non so se ve lo fate vedere qua, queste parti qua, e ho messo tutti i trucchi qua dentro. Alcuni trucchi sono qua dentro, in questa pochettina, beh, pochettona perché è bella grande, vedete? Oppure c'è, aspettate, quest'altra nera, bella nera come la notte, questa qua. Qua c'è tutto l'occorrente per truccarmi, con i trucchi che mi ha mandato Rita, la mia cara amica Rita. Cioè. E poi nell'altro, che è in quella cassettina lì dentro, non so se si vede, no, non si vede, e di là, questa qua piccolina, c'è i cosmetici che mi ha inviato a cara Stefania. E niente, quindi spero che vi possano piacere questi video che prima o poi porterò sul canale. E niente, bene ragazzi e ragazzi miei, il video è terminato qui. Non voglio deviarvi troppo e ne annoiarvi troppo, anche se so che voi video mi piacciono. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, like, commento e iscrivetevi subito. Ciao. Attivate la campanella e seguitemi su Instagram. Ciao.